Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, ben ritrovati. Video editoriale diviso in due parti. La prima parte si chiama Resistenza Inter, la seconda parte invece è dedicata a Willy Gnonto, che ho intervistato in esclusiva perché passeggiavo con mia moglie sul Lago Maggiore e chi ti trovo davanti? Willy Gnonto. E ogni tanto devi avere anche fortuna quando fai il mio mestiere. Così intervista in esclusiva con Willy Gnonto, che molti hanno ripreso, ovviamente subito girata in televisione, credo che l'abbiate vista, e se non l'avete vista magari tra poco ve ne mostro un po' di brani. Un ragazzo meraviglioso questo Willy Gnonto, che in questi giorni sta facendo la maturità, era all'Inter, è un interista, è l'uomo nuovo della nazionale di Roberto Mancini e gli auguro naturalmente tanta fortuna. Piano con gli accostamenti, ma che è il nuovo Martins eccetera, piano, perché il ragazzo ha la testa sulle spalle e questo mi piace moltissimo. A proposito di testa sulle spalle, veniamo al tema Resistenza Inter. Resistenza Inter. Parliamo di questo prima di vedere l'intervista di Gnonto. Scusate se metto l'elmetto, ma qua siamo in resistenza, non so se ve ne siete resi conto, siamo in resistenza davanti alle offerte assurde, cioè assurde, davanti alle offerte importanti per i nostri top player. E come resistiamo noi? Io so che siete di cattivo umore perché avete capito. Mi parlo con adulti pensanti, non con i bambini che mi chiedono ogni giorno: ma non si può fare il player trading con Gagliardini? Ecco, questi qua magari non ci parliamo. Parliamo tra adulti pensanti. Insomma, avete capito che alla fine un grosso nome, uno dei nostri gioielli a cui siamo affezionati, Inzaghi, lo dovrà perdere. E probabilmente, ragazzi, non è venuto su Perisic, mamma mia, ormai Perisic è andato, Skriniar, eccolo qua. Però ci chiedono anche Dumfries. Ci chiederanno secondo me Lautaro, ci hanno già chiesto e continuano a chiederci Bastoni, secondo me potrebbero chiederci anche De Vrij, eccolo qua, aspettate che lo trovo. Invece c'è gente che è convinta che noi si debba fare player training con Gagliardini, che tra l'altro è una persona seria, uno che non ha mai posto problemi. Diciamo che la cosa più positiva in tutto questo è la nostra resistenza, cioè stiamo chiedendo delle cifre abnormi per qualsiasi nostro gioiello in qualche modo entri così nei desiderata dei grandi top club. Il problema è che davanti a queste cifre scapperebbero tutti tranne quelli che devono scappare, porca miseria. Ultime notizie ci dicono che il Paris Saint-Germain è pronto, sapete che l'Inter ha chiesto 80 per Skriniar, il Paris Saint-Germain è pronto ad arrivare a 70, che secondo me è la cifra cui poi l'Inter lo lascerebbe partire. Si è infilato anche il Chelsea e questo ci fa gioco. Ci sono i nostri giovani che hanno vinto il titolo primavera e che quindi hanno aumentato di valore, e anche per quelli stiamo chiedendo tanto. Chiediamo 60 per Dumfries. E ragazzi, però è così, eh? Cioè, se qualcuno vuole questa mia t-shirt storica, io sparo un millino. Ovviamente dall'altra parte chi mi sta guardando dice: ma che sei scemo, 1.000 euro? Infatti se no me la tengo. Il problema è che l'Inter non se li può tenere, quindi spara delle cifre altissime sperando, ragazzi, io lo spero, che scappino tutti, però sapete bene che qualcuno non scapperà. E quindi, parlando tra adulti pensanti, diciamo che stiamo cercando per necessità di fare il player trading sparando comunque delle cifre altissime e cercando di ottenere più cash possibile, e mi pare l'unica strada che abbiamo, perché veramente stiamo tirando per ogni giocatore di cifre che, ripeto, però sapete che ci sono dei club che all'estero non è che si scompongano tanto. Sì, restano un po' sorprese all'inizio, ma poi non è che scappano, purtroppo. Vabbè, e quindi almeno una cosa positiva la vorrei dire in questa negatività, purtroppo. Poi c'è sempre quello che non lo capisce: ma come, ma perché bisogna vendere? Vabbè, ma ripeto, io parlo agli adulti pensanti. Diciamo, insomma, almeno teniamo duro il più possibile, alzando il più possibile le nostre richieste. E quindi, se c'è una cosa positiva nella negatività che comunque uno dei nostri gioielli, e spero solo uno, ci dovrà lasciare, al di là di chi arriverà, già lo sapete, vabbè, almeno teniamoci questa cosa positiva. E adesso parliamo di cose belle, di cose di domani, del futuro. E io auguro, perché è un ragazzo straordinario, ho avuto occasione di parlarci al di là dell'intervista che vi sto per mostrare, gliel'ho anche mandata, e credo, insomma, di aver conosciuto un diciottenne straordinario. Sono orgoglioso come italiano che Willy Gnonto abbia segnato il suo primo gol con la nazionale e rappresenti una nazionale così bistrattata. Ovviamente
gli sfigati che ogni tanto passano di qua dicono ma chi è, tanto durerà un attimo. No, io spero invece che Willy Gnonco diventi un rimpianto per l'Inter, perché comunque vorrebbe dire che diventerà un grande giocatore e poi all'Inter nel cuore. Dai, sentiamo Willy, grande Gnonco! È meraviglioso, perché stavo passeggiando, lo dico, con mia moglie sul Lago Maggiore e a un certo punto vedo lui e dico, ragazzi, ma quello è Willy Gnonco. Cioè, poi penso, origini Costa d'Avorio, ma nato a Verbania, è di Verbania, Willy Gnonco, il nome nuovo della nazionale italiana. Senti, la tua una storia bellissima, lo sai che sei il, vabbè lo sai, sei il più giovane ad aver segnato un gol con la nazionale? Sì, sì, l'ho saputo dopo la partita. Sono un po' triste più che altro per come è andata la partita, appunto, però comunque sono delle cose che restano. Il mio primo gol in nazionale me lo ricorderò per sempre. Che poi quello, la partita prima hai fatto l'assist. Sì, 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 con la Germania sempre. Anche lì è stata una bella emozione al debutto, è andata abbastanza bene. Senti, sai che la nazionale d'Italia deve ripartire da te, cioè Mancini, beh, non da te, comunque dalla tua generazione. Sì, siamo tanti ragazzi giovani, abbiamo qualità, abbiamo voglia di fare, comunque cerchiamo di metterci in mostra. È chiaro, la nazionale adesso è in un momento di ripartenza, però noi abbiamo le qualità per ripartire, abbiamo anche molti giocatori di esperienza che ci possono aiutare. Speriamo di farcela il più velocemente possibile. Senti, io ho chiesto qua un po' in giro perché ti conoscono tutti, sì. E mi dicono che sei un ragazzo molto giovane, 18 anni, ma con la testa sulle spalle. Tu hai fatto anche 3 anni di liceo classico, poi sei passato, fatto anche io classico, poi sei passato allo scientifico, sì. E a maturità? Adesso sì. Adesso. Questa stai facendo la maturità sta settimana? Devo farla mercoledì e giovedì e poi l'orale non lo so ancora, però speriamo. Senti, ma cosa ti dicono lì? Cioè, voglio dire, non so se ti rendi conto, tu giochi nella nazionale italiana. No, non mi sono ancora reso conto, però è chiaro. Sono emozioni forti in questi tempi, però sono tranquillo, cerco di leggere meno anche i giornali e tutte queste cose qua. Non seguire noi giornalisti. No. Non seguirci. Non mi piace. E vabbè, ho la mia famiglia che mi sta sempre vicino, sono contento. Adesso sono un po' qua con gli amici, cerco di rilassarmi un po' e preparo la maturità anche. Senti, tu vieni dall'Inter, perché sì. Ho parlato l'altro giorno con Roberto Samaden, che tu conosci benissimo. Sì. Tu a un certo punto, raccontamela se è così, perché magari non è che io ho letto che a un certo sì. punto l'Inter ti ha proposto un contratto da professionista, ma tu hai deciso che in Italia insomma avresti perso forse sì. troppo tempo e avevi voglia di giocare e sei andato allo Zurigo, è andata così. Sì, 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 io ero all'Inter, mi trovavo sempre benissimo, mi trovavo a casa, però in quel periodo io e la mia famiglia abbiamo pensato che questa fosse la scelta migliore per noi, migliore per la mia carriera. E chiaro, è stato difficile all'inizio, perché la Svizzera è un altro paese con una nuova lingua, una nuova squadra anche, però adesso sono molto contento della scelta. Sei arrivato in nazionale facendo sto giro qui. Magari se fossi rimasto qua non ci sarei mai arrivato. Penso anch'io onestamente, sì. Quindi hai fatto, sì. Quindi sei già stato secondo me un po' intelligente, furbo, baciato dalla fortuna, perché vedi che sei arrivato in nazionale, hai fatto gol. Senti, però c'è un po' di Inter nel tuo cuore, perché io mi occupo molto di Inter, come sai, e allora ti chiedo, nella vita non si sa mai, no? Sì, sì, nella vita non si sa mai, io sono interista, ormai si sa, lo sanno tutti, però chiaro, adesso devo pensare alla mia carriera, a fare le scelte giuste, e un giorno non si sa mai, però per il momento non ci penso più di tanto. Ma no. C'hai un idolo nell'Inter? Cioè adesso, per esempio, pensa, adesso si dice, sai, Dybala, Lautaro, Lukaku, cioè... Ma ci sono tantissimi giocatori top all'Inter. Quello che mi piaceva un po' di più e mi piace ancora adesso è Lautaro. Mi è sempre piaciuto tantissimo e quando ero lì ho avuto anche un paio di volte l'occasione di allenarmi con lui e vederlo da vicino. Senti, io non tanto sei bravissimo a farti strada da solo, come hai dimostrato, io ti ringrazio perché ti ho portato via gli amici. Grazie. Ti ho portato via a metà di una cena. Mi piacerebbe che tu fossi veramente, restassi sempre così umile. Sì, sicuramente, sì. Questo non è un problema per me. E sai che da questo momento io faccio giornalista di mestiere, ma sono
anch'io tifoso dell'Inter, avrai un tifoso in più, cioè grazie ogni mille. Volta grazie chiederò mille. Come è andato a Gnonto. Grazie mille. Ciao Willy, buona cena, ciao, grazie. Grazie. Willy Gnonto, viva l'Inter ragazzi. Viva ciao. L'Inter. Ciao. Ciao.